L'ex premier Conte interviene sull'operaio licenziato da ArcelorMittal a Taranto, dice inaccettabile. 3 microcellulari funzionanti e completi di carica batteria e scheda SIM sono stati sequestrati nel carcere di Taranto, in 3 celle diverse, altrettanti detenuti nella sezione alta sicurezza. È nata tra ambulanza e ospedale, da Palagiano in corsa verso Taranto, il lieto evento, la scorsa notte, questa mattina siamo andati a Santissima Annunziata. A tutti ben ritrovati, siamo all'edizione di Taranto e Provincia del nostro TG provinciale, che apriamo con quella che possiamo definire la notizia del giorno, ovvero le vaccinazioni che da domani a Taranto si potranno effettuare, pensate, anche in auto. Infatti sarà allestito nel pomeriggio presso il parcheggio del centro commerciale Porte dello Ionio un vero e proprio hub, dove ci sarà una sorta di drive-in per le vaccinazioni a partire dalle 8 di sabato fino alle 20. Nell'area parcheggio del centro commerciale Porte dello Ionio, con accesso libero, saranno vaccinate le persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni residenti nella città di Taranto e provincia, che non si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità o disabilità grave. Le vaccinazioni in auto che inizieranno domani mattina a Taranto proseguiranno anche nella giornata di domenica. Poi ulteriori dettagli in merito a questa notizia ve li forniremo nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali e anche sui nostri siti. La vicenda ArcelorMittal, perché accelera la nuova Ilva e con l'assemblea di oggi nel pomeriggio verrà nominato il nuovo consiglio di amministrazione con Franco Bernabé alla presidenza e Lucia Morselli amministratore delegato. Per la componente dello Stato consigliere di amministrazione sarà Stefano Cao, amministratore delegato uscente di Saipem del gruppo Eni, e Carlo Mapelli, ordinario di metallurgia al Policlinico di Milano e già consulente dell'ex commissario Enrico Bondi. Dopo l'aumento di capitale di 400 milioni di euro di Invitalia, che così detiene il 38% di quote azionarie e il 50% dei diritti di voto della nuova società, prende forma Acciaierie d'Italia. L'assemblea, che si terrà nel pomeriggio come ricordavamo, dovrà nominare 6 consiglieri, 3 in quota ArcelorMittal Italia e 3 in quota al governo. Così nel pomeriggio di oggi di fatto ci sarà la prima giornata in cui lo Stato rientra nell'acciaieria, nel siderurgico di Taranto. Restiamo in qualche modo in argomento, perché sul licenziamento dell'operaio che ieri è stato ricevuto dal ministro Orlando e al quale lo stesso Riccardo Cristello ha ricordato che rivuole, per meglio dire, il proprio posto di lavoro, interviene anche l'ex premier Conte, il quale sottolinea che tutto ciò è davvero inaccettabile. Sentiamo Gianmarco Sanzolino. È inaccettabile essere licenziati per un post su Facebook. Così l'ex premier Giuseppe Conte interviene sulla vicenda dell'operaio licenziato da ArcelorMittal, Riccardo Cristello. La scelta di Mittal eccessiva e inappropriata, dice Conte, come si fa a ignorare il contesto di esasperazione di una comunità che da tempo avverte l'ingiustizia di rimanere schiacciata dal dilemma ricattatorio tra la scelta del diritto alla salute e la scelta del diritto al lavoro, una comunità che ha subito tanto e che aspetta da troppi anni risposte, oggi fiaccata anche dalle conseguenze sociali ed economiche imposte dalla pandemia. Ho toccato con mano, ha ricordato Conte, quella rabbia e quelle frustrazioni in più occasioni incontrando gli operai a Taranto. Mi auguro che l'azienda riveda i suoi passi. L'ex primo ministro italiano Giuseppe Conte cita poi i progetti green avviati negli anni di governo da lui guidato, a partire dal cantiere Taranto. E adesso apriamo una pagina dedicata alla cronaca, ancora telefoni cellulari all'interno del penitenziario di Taranto. L'OSAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, fa sapere che ne sono stati sequestrati 3. Vediamo il servizio. È stata una lunga attività investigativa dei vertici della struttura, quella che ha portato al rinvenimento nell'istituto penitenziario di Taranto di ben 3 microcellulari, un'attività in cui fondamentale è stato il lavoro delicato degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria. I microcellulari sono stati rinvenuti in un reparto detentivo del circuito alta sicurezza in 3 celle diverse. Secondo Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto OSAP, è importante sottolineare come tutti gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria siano in grado di garantire con responsabilità e sacrificio la sicurezza delle carceri e della cittadinanza, nonostante la forte carenza organica del momento ed un eccessivo sovraffollamento delle strutture penitenziarie.
Certo, è stato più semplice ottenere dei risultati, continua Montesano, da quando l'introduzione del reato specifico di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti ha colmato un importante vuoto normativo. Ma questo, continua Montesano, non impedisce purtroppo a questa categoria di operatori di continuare ad essere esposta quotidianamente a situazioni di pericolosità ed aggressioni importanti e dal quale il governo nazionale dovrebbe maggiormente riconoscere l'importanza del lavoro svolto ogni giorno per la sicurezza di tutti. Importante operazione antidroga da parte della squadra mobile di Taranto nel pieno centro ionico. I poliziotti si sono recati in Corso Italia all'interno di un esercizio commerciale di frutta e verdura dove hanno trovato una 32enne che tra l'altro era sottoposto agli arresti domiciliari autorizzato a spostarsi per lavoro come dipendente. Il 32enne era in compagnia di un altro uomo di 45 anni, anch'egli già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti penali in materia di spaccio. La coincidenza di vederli insieme sospettito i poliziotti che hanno bloccato i due recuperando nel cestino dei rifiuti un sacchetto di cellofan trasparente con della polvere bianca che vedete poi accertato essere cocaina per un peso complessivo di 200 grammi. Durante l'operazione la polizia, l'amico del 32enne con una mossa fulminea è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno perquisito l'abitazione del fuggitivo recuperando 2.600 euro in contanti e poi dopo aver recuperato le chiavi hanno ispezionato anche la sua auto, un Audi che era ancora parcheggiata nei pressi del negozio. All'interno dell'auto sono state trovate altre banconote per complessivi 1.000 euro e 4 telefoni cellulari. Al termine dell'operazione antidroga il 32enne ai domiciliari e il 25enne titolare del negozio di frutta sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga. La stessa sostanza stupefacente, il denaro recuperato, ritenuto provento di attività di spaccio, i telefoni cellulari e l'auto sono stati sequestrati. Una imponente operazione da parte della Guardia Costiera di Taranto ha portato al sequestro di 8 quintali di cozze. A tutela del consumatore, due gli interventi nelle ultime ore della Guardia Costiera a Taranto. Fermato un natante che trasportava 400 kg di cozze adulte appena prelevate nel primo seno del Mar Piccolo, dove, come noto, dopo il 28 febbraio vige il divieto di prelievo sancito dall'ordinanza regionale che contestualmente dispone lo spostamento dal primo seno. Prima del 28 febbraio le cozze non sono ancora adulte, pertanto non hanno assorbito le sostanze nocive come diossine e PCB, diventando pericolosissime per la salute pubblica. E poi, in una seconda operazione, su segnalazione della Questura, la Guardia Costiera ha ispezionato un furgone che trasportava in Civitavecchia circa 400 kg di cozze senza la prevista documentazione che attestasse la provenienza del prodotto. È scattato il sequestro e la distruzione del prodotto ittico. La sanzione amministrativa ammonta a 1.500 euro nei confronti del trasgressore. Adesso parliamo dell'attività portuale a Taranto perché è stato confermato alla guida della Ionian Shipping Consortium il presidente guida, il quale proprio oggi da noi avvicinato si è espresso sull'ingresso di Invitalia in ArcelorMittal, quindi con l'ingresso dello Stato nell'acciaieria. Taranto ha bisogno di consapevolezza, essere protagonisti ed artefici del proprio futuro è un privilegio di pochi e Taranto ha la possibilità di scrivere le pagine più importanti della sua storia economica. Parla così Luigi Guida, riconfermato presidente di Ionian Shipping Consortium. Il consorzio consapevole del proprio ruolo all'interno del sistema portuale ionico si prepara ad affrontare nuove ed importanti sfide. L'operazione di coinvestimento da parte di Invitalia in AM Investco Italy a sostegno delle imprese e dell'occupazione del mezzogiorno è un iniziativa fondamentale, secondo Guida, accolta con fiducia e ottimismo. Noi abbiamo accolto con grande positività il senso, la vision dell'ingresso di Invitalia nell'asset proprietario del siderurgico di Taranto, dove la motivazione principale è stata quella di considerare il centro siderurgico di Taranto in funzione sostenibile ambientale come moltiplicatore di lavoro, opportunità, ricchezza per il territorio e per le imprese del Mezzogiorno, ma soprattutto di Taranto. Infine, dal neoconfermato presidente Guida, un riferimento alle imprese locali. Le imprese locali hanno dimostrato di essere pronte a qualsiasi tipo di sfida. Spesso e volentieri l'impresa locale è stata sacrificata sul business di un'imprenditoria coloniale che è stata l'assoluta protagonista degli ultimi decenni
dell'imprenditoria e del contesto industriale a Taranto. E adesso vi raccontiamo una storia a lieto fine che si è verificata tra Palagiano e Taranto. È nata tra ambulanze e ospedale durante questa corsa verso il nosocomio tarantino, il lieto evento. Si tratta di una bimba che è nata in ambulanza. Vediamo il servizio di Gianmarco Sansolino. Buongiorno alla neomamma, come sta questa mattina? Buongiorno, bene, bene, grazie. È stata una notte veramente speciale, finalmente. Sì, una notte inaspettata. Come avete deciso di chiamare la piccola? Ecco la voce emozionata di Anastasia, 28 anni, ha dato la luce alla sua piccola tra l'ambulanza e l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il fiocco rosa ha riguardato da vicino la postazione 118 di Palagiano. Poco dopo la mezzanotte il mezzo viene allertato dalla centrale operativa con codice rosso per una donna in stato di gravidanza alla 28esima settimana di gestazione e contrazioni premature. È stata subito raggiunta dall'equipe composta dall'infermiera Maristella Agrusti, la soccorritrice Mirella Larizza e l'autista Davide Infante. Contestualmente arrivava da Massafra un'automedica con l'infermiera Sabina Stanca Manca, il dottor Petrelli e l'autista Mele. Solo 6 mesi nella pancia di mamma, Ludovica aveva davvero fretta di nascere. Lei era di turno in quelle ore, una sorpresa finalmente bella in questo periodo così particolare. Abbiamo organizzato giù in pronto soccorso per l'assistenza eventualmente al parto, perché non sapevamo la situazione. In realtà all'arrivo della donna abbiamo visto che la testa era già stata era già fuori, quindi è stata completata l'estrazione e poi data le cure del neonatologo. Abbiamo sentito la mamma, sta bene insieme alla sua bambina che pesa poco più di 1 chilo. Versa in buone condizioni, nonostante la sua prematurità. Per rispettare le norme anti-Covid e per buonsenso, abbiamo deciso di non incontrare la neomamma e per questo ve l'abbiamo fatta ascoltare telefonicamente. Il papà ha preso il primo volo da Milano, dove si trova per lavoro. E adesso le notizie flash per Taranto e provincia. Le condizioni sospensive previste nell'accordo tra ArcelorMittal e Invitalia per la nascita di acciaierie italiane sono uno schiaffo in faccia alla popolazione tarantina, lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, che aggiunge l'accordo prevede la revoca dei sequestri penali e l'assenza di provvedimenti restrittivi nell'ambito del processo. Di fatto si introduce l'immunità penale. Non siamo nel Medioevo. Queste condizioni sospensive sono un fatto di una gravità inaudita. ArcelorMittal detta di nuovo le condizioni e chiede lo scudo penale. Chiedo così a chiunque abbia responsabilità politiche di esprimersi chiaramente senza giri di parole. Chi respinge e chi approva questa condizione, Acciaieria d'Italia non sarà mai il mio inno. Così l'europarlamentare Greens Rosa D'Amato. Quanto sta avvenendo a Manduria circa le concessioni demaniali marittime è paradossale. C'è il serio rischio di far saltare la stagione estiva 2021 per beghe politiche che nulla hanno a che fare con il tessuto economico del territorio. Così Cinzia Filottico, vice coordinatore della Lega a Manduria, trovo inaccettabile che sulla pelle dei imprenditori si consumino i dissidi tra sindaco Pecoraro e gruppo progressisti guidati da San Marco. Dopo decenni, alcuni attraversamenti pedonali in Corso Italia a Taranto diventa pienamente fruibili. Fino a oggi non era stato possibile, lo diventa grazie al piano strade dell'amministrazione Melucci, lo fa sapere l'assessore al ramo Francesca Viggiano. Nell'hub vaccinale all'interno della scuola Renato Moro di Taranto, Susanna Curci, arpista dell'associazione Mister Sorriso, regala la sua musica a chi è in attesa di lasciare l'hub post vaccino. Con lo scopo di individuare punti strategici nel capoluogo ionico per accogliere i turisti, stamattina c'è stato un sopralluogo da parte degli amministratori che abbiamo seguito per voi. Accogliere i turisti al meglio in punti strategici della città. L'arrivo delle navi da crociera e gli eventi sportivi di richiamo internazionale impongono un'adeguata organizzazione. In quest'ottica gli assessori comunali Paolo Castronovi alle società partecipate Ambiente, Fabrizio Manzulli allo sviluppo economico e turismo hanno effettuato un sopralluogo per individuare le aree per accogliere al meglio i turisti che giungeranno a Taranto nei prossimi mesi. I luoghi interessati sono stati il varco del porto mercantile in Città Vecchia, sulla ringhiera, Piazza Castello,
Castello e poi sulla rotonda del lungomare. Hanno partecipato al sopralluogo anche Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, Bruno Ferri di Infrataras, con i tecnici delle società partecipate. Va ricordato che l'amministrazione comunale di Taranto ha avviato una stretta collaborazione con le organizzazioni di MSC e Sail GP per fornire tutto il supporto per accogliere gli ospiti e dare la migliore immagine della città di Taranto. A tal fine, durante il sopralluogo è stata individuata una serie di interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno le zone della città che saranno visitate. Entra nella fase organizzativa il protocollo che consentirà alle aziende di attivare punti vaccinali nelle loro sedi, laddove idonee, di procedere alle vaccinazioni anti-Covid-19 ai dipendenti. C'è stato a tal proposito un webinar, una videoconferenza organizzata da Confindustria Taranto con le aziende, la ASL e lo SPESAL, al fine di chiarire quali saranno le procedure per aderire al protocollo che è stato sottoscritto lo scorso 6 aprile. Pertanto nei prossimi giorni si avrà un'idea un po' più chiara di quale potrà essere il percorso da seguire affinché ci possano essere le vaccinazioni anche all'interno delle aziende di Taranto e provincia. Parliamo adesso sempre di sanità con una raccolta di firme che è stata avviata da una ragazza che ha perso il proprio papà all'interno dell'ospedale Moscati a causa del Covid. Chiede che ci sia maggiore attenzione anche alla luce di quelle che sono state le polemiche su questo fronte negli ultimi giorni. Sentiamo Gianmarco Sanzolino. Non è un attacco personale rivolto ai medici, non lo farei mai. Non è neanche un attacco, è un grido di aiuto. Io cerco giustizia e verità. È una petizione per evidenziare le mancanze che ci sono affinché possano essere colmate. Partiamo da qui. Un necessario chiarimento in questa storia. Non si tratta di un attacco ai medici, né si vuole far chiudere l'ospedale Moscati di Taranto. Molto ha fatto discutere la petizione lanciata circa una settimana fa da Cristina Maniglia, 20 anni, figlia e nipote di vittime di Covid. Oltre 6.000 sono le sottoscrizioni già raggiunte, mentre, secondo le notizie in nostro possesso, la procura continua a indagare sulle cosiddette morti sospette all'ospedale Ionico. No, non avrei mai pensato che in una settimana raggiungessimo quasi 7.000 firme in realtà, però è una cosa che mi fa molto, molto piacere perché vuol dire che è un messaggio che ha raggiunto tante persone. Inizialmente erano solo ipotesi, però che hanno avuto riscontro quando una volta che abbiamo preso le carte cliniche, ovviamente la petizione l'ho creata solo dopo aver visto le cartelle cliniche. Ci sono state mancanze sia dal punto di vista, diciamo, diagnostico, nel senso che alcuni esami fondamentali non sono mai stati effettuati, ma soprattutto nella cura del paziente. Mio nonno non è stato cambiato per tutti i 15 giorni in cui è stato lì. Vanno trattate come persone, non possono essere abbandonate a se stessi perché non vengono lasciati morire, perché tanto c'è il Covid e di Covid si muore. Io non ritengo sia giusto. Mio padre aveva 56 anni e no, non aveva patologie pregresse, anzi il giorno prima del suo ricovero, che è avvenuto in via precauzionale, ha fatto la cyclette. Capita che passi dalla mente il pensiero di essersi pentiti forse di aver fatto ricoverare i propri cari? Devo dirti sì. Tornando indietro, noi non conoscevamo la situazione del Moscati, noi ci siamo fidati. Io tra l'altro studio medicina, quindi ho fede nell'ospedale, negli ospedali, nella medicina, se no farei ciò che faccio. Intanto su questo tema c'è una nota del Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Lucio Lonoce, il quale chiede rispetto per il personale sanitario in prima linea. Sono indignato, scrive Lonoce, per l'accanimento mediatico che si sta registrando nei confronti della sanità tarantina e dell'ospedale Moscati in particolare, oltre che del 118 provocato dai media. Un linciaggio senza precedenti che ha convinto persino alcuni nostri concittadini che entrare in quella struttura sanitaria equivale a morte certa. Ma com'è possibile, scrive Lonoce, che quegli stessi medici, infermieri, anestetisti, operatori sociosanitari che sino a un anno fa erano considerati degli angeli e degli eroi, ora siano diventati improvvisamente inadeguati e impreparati e superficiali? A Taranto, conclude Lonoce, si muore per Covid come in altre città italiane. La differenza la fanno piuttosto i contagi giornalieri, che non accennano a diminuire anche a causa dei comportamenti responsabili di molti cittadini che ancora oggi negano o sottovalutano la gravità della pandemia. Anche questo
questi sono numeri che contano, ha concluso il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Lucio Lonoce. Chiudiamo qui questa edizione di Taranto nel nostro telegiornale, al via quella di Brindisi e provincia. Terribile record per il reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi. Nell'ultima settimana sono morti 10 pazienti di Covid e quasi tutti settantenni, cioè non ancora sottoposti a vaccino. Lunga fermata per il petrolchimico, i sindacati soddisfatti degli investimenti previsti dall'azienda. Marketing territoriale Brindisi, il neoassessore Emma Taveri presenta la sua strategia. Ed eccoci alle notizie di Brindisi e provincia. Un terribile record per il reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino. Nell'ultima settimana sono morti 10 pazienti di Covid, quasi tutti settantenni, cioè non ancora sottoposti a vaccino. Sentiamo Gianmarco Di Napoli. 10 pazienti morti negli ultimi 7 giorni. È il terribile primato registrato dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove circa la metà dei ricoverati nelle ultime settimane non ce l'ha fatta. Il picco è stato nella giornata di mercoledì, quando il bollettino della ASL ha riportato ben 5 decessi e tutti di pazienti ben al di sotto degli 80 anni. Il più giovane ne aveva 70, il più anziano 77. Tutti, cioè, rientranti nella fascia d'età che è stata sottoposta a vaccino a iniziare solo da questa settimana. 9 delle 10 vittime del Covid degli ultimi 7 giorni sono poco più che ultrasettantenni, una di 64 anni e solo il decimo decesso registrato nella giornata di giovedì è di un paziente di 89 anni. Il segnale preciso ad ammalarsi in maniera più acuta nell'ultima fase di questa terza ondata sono stati proprio gli anziani che non hanno avuto accesso per questioni anagrafiche alla vaccinazione. Molte di meno nelle ultime settimane le vittime ultra ottantenni e ultra novantenni che avevano segnato i lutti di gran parte della pandemia. Per questo si sta cercando di procedere con la massima efficacia alla vaccinazione dei settantenni. Presso gli hub della provincia di Brindisi, venerdì 16 aprile, tocca ai nati negli anni 48 e 49, cui viene somministrato solo il vaccino AstraZeneca, che è riservato a persone che non siano in condizione di estrema fragilità o disabilità grave. Per i cittadini con patologie per i quali sono più indicati i vaccini Pfizer o Moderna, saranno riprogrammate altre giornate. Intanto, sempre venerdì, possono aderire alla vaccinazione le persone nate tra il 1 gennaio del 1956 e il 31 dicembre 1957, che potranno visualizzare l'appuntamento a partire dalle 14. Cambiamo argomento. Una lunga fermata per il petrolchimico di Brindisi. I sindacati si dicono soddisfatti degli investimenti previsti dall'azienda, come ci spiega Davide Cucinelli. Sindacati di categoria soddisfatti dopo l'incontro tra il Comune di Brindisi e Danny Varsalis e l'avvio del programma di lavori straordinari previsti all'interno dello stabilimento di Brindisi. In particolare, il miglioramento del sistema elettrico con nuove cabine, oltre 30 km di cavi e le nuove interrelazioni tra la rete interna ed esterna dello stabilimento, con una lunga fermata legata ad un sostanzioso investimento. Attenzione rivolta anche all'installazione del nuovo sistema di torce a terra. Un passo importante, spiegano i sindacati, anche in ottica futura, legata al progetto di riconversione green, che richiederà un lavoro a medio e lungo termine sull'importante impianto brindisino. Siamo soddisfatti dei passi in avanti che si stanno realizzando a Brindisi, siamo soddisfatti perché riteniamo un momento di attenzione particolare da parte di Eni rispetto al territorio, rispetto all'impianto di Brindisi. Una fermata che non è la solita fermata di routine, quindi si stava programmando per realizzare investimenti, efficientamento energetico, per calare l'impianto anche verso la cosiddetta transizione ecologica. Miglioramenti importanti, contenuti tutti all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale, in parte, e quindi sicuramente il sindacato è soddisfatto per quelli che sono gli investimenti e l'attenzione verso il territorio. Sicuramente un percorso più lungo, diciamo, che si stabilizza e si valorizza a livello industriale il cracking di Brindisi, che aveva già delle performance importanti sul panorama dei cracking, non a livello italiano ma a livello europeo. Andiamo in provincia, a Latiano, dove il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, dà ragione al sindaco Maiorano. Vediamo perché nel servizio di Gianni Cannalini. Nessuna rivoluzione, nessuna novità. Il sindaco di Latiano, Cosimo Maiorano, rimane alla guida della città con soli 2 voti di scarto. Il risultato delle urne del ballottaggio è chiaro. Il TAR di Lecce ha respinto il ricorso presentato da Claudio Ruggero.
Con soli due voti di scarto, ha detto Ruggero, avevo l'obbligo di verificare il tutto. Soddisfatto ma pacato il sindaco Maiorano. In seguito al ricorso promosso dal candidato Ruggero, il TAR di Lecce ha confermato il risultato elettorale e il mandato conferitomi dai cittadini. Continuerò pertanto il mio servizio per una Latiano migliore, continuerà la mia dedizione alla cosa pubblica e il mio dovere nei confronti della città. Ho apprezzato moltissimo la telefonata che l'avvocato Ruggero mi ha fatto immediatamente dopo la notifica della sentenza e questo denota la correttezza e la serietà del mio avversario politico nei confronti del quale nutro stima, capacità amministrativa e politica e una personale amicizia. Questi sono momenti difficili per il nostro Paese che richiedono forte impegno, unità di intenti pur nei diversi ruoli per vincere le molte sfide che andremo ad incontrare. Siamo alle notizie flash da Brindisi e provincia. Il giudice di pace di Brindisi ha dato ragione a un correntista truffato con un finto SMS delle Poste e rimborsato integralmente delle somme che si è visto sottrarre dal conto corrente. Accolto il ricorso presentato dai legali di Adoc Brindisi, Marco Lì e Marco Masi contro le stesse Poste Italiane. Deve espiare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi a Francavilla e a Brindisi tra gli anni 2011 e 2019. Maurizio Rossini, 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Francavilla e rinchiuso nel carcere di Brindisi. Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma all'uscita del CERT di Mesagne, dove era autorizzato a recarsi, si è allontanato seguendo un itinerario non previsto. Un 48enne di Erchi è stato arrestato dai carabinieri alle porte di Torre Santa Susanna e è stato posto nuovamente ai domiciliari. Deve espiare la pena di 9 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di sottrazione di beni sottoposti a sequestro. Un uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ceglieve e Sapica e posto ai domiciliari, dove sconterà la condanna. Nel corso di un diverbio dovuto a questioni stradali ha minacciato un 26enne di Francavilla con un coltello a serramanico. Un 62enne di origine marocchina è stato denunciato dai carabinieri per minaccia e porto abusivo di arma bianca. A partire da venerdì 16 aprile a Torre Guaceto sarà vietato pescare. Il blocco avrà durata di 1 mese e l'obiettivo che il consorzio si prefigge di raggiungere con questa misura è una più stringente tutela della fauna ittica. Per la prima volta sarà fermata anche l'attività amatoriale da terra. Visita presso la questura di Brindisi del segretario nazionale del sindacato SIAP, Giuseppe Tiani. Una piattaforma contrattuale per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro 2019-2021 approvata dal sindacato di polizia SIAP, che mette al centro non solo il comunque importante aspetto salariale, ma anche la richiesta di investimento in strumentazioni per la sicurezza degli agenti di polizia. A fare tappa a Brindisi nel suo tour nelle questure italiane il segretario generale nazionale Giuseppe Tiani. È una fase molto importante non soltanto per il rinnovo contrattuale, ma perché cade in un momento difficile per il Paese, un momento dove c'erano un po' di tensioni sociali, dove c'è sofferenza da parte dei cittadini e le attività commerciali, quindi manterremo un profilo molto basso. Ringraziamo, diciamo, anche il governo per aver avuto la sensibilità di aprire il tavolo contrattuale. Non soltanto incrementi salariali, ma soprattutto strumentazione, tutela legale, una battaglia per le bodycam, una battaglia per il taser, una battaglia per avere strumentazioni che consentano di sviluppare il servizio in sicurezza e di dare garanzie ai cittadini di una polizia democratica. Io sono orgogliosissimo di avere la presenza del segretario generale nazionale Giuseppe Tiani, che ci ha onorato della sua presenza e in questo tour in cui presenta la piattaforma rivendicativa che il SIAP, unico sindacato di polizia che abbia presentato delle proposte serie, messe nero su bianco, che riguardano la parte normativa, la parte economica per quanto riguarda tutti i poliziotti. Anche in provincia di Brindisi abbiamo delle problematiche, però siamo contentissimi della sua presenza oggi. Restiamo nel capoluogo adriatico, marketing territoriale a Brindisi. Il neo assessore Emma Taveri presenta la sua strategia.
Destinazione Brindisi è il nome dell'evento online organizzato dall'amministrazione comunale per presentare la visione strategica delle prossime attività dell'assessorato al turismo, marketing territoriale e creatività, guidato, dopo il rimpasto di giunta, da Emma Taveri. Un punto di partenza fondamentale per cercare una guida per enti e imprese e per definire un obiettivo comune di promozione territoriale, di creazione e valorizzazione dell'offerta per rendere Brindisi una meta competitiva. Brindisi ovviamente aspira a essere una meta turistica, è una città che ha tutte le potenzialità per il patrimonio paesaggistico, naturalistico, per i beni monumentali. E va costruita però questa immagine, questo elemento di attrattività per farla diventare, appunto, come dice Emma, una destinazione. Occorre quindi una programmazione, avere le idee ben chiare. È importante che la visione strategica della destinazione vada a collaborare, far collaborare diversi settori che vanno dal marketing territoriale alla creatività, allo sviluppo anche urbanistico della città. Quindi stiamo definendo una visione unica per accompagnare il territorio e collaborare anche con gli operatori per andare in una direzione che possa differenziare Brindisi con qualcosa di creativo, unico e diverso che faccia parlare di noi a livello nazionale e internazionale. Un periodo ovviamente complesso. È un periodo pandemico di grande crisi a livello internazionale, quindi ovviamente non è semplice immaginare una destinazione turistica, immaginare di attrarre flussi. Quello che stiamo cercando di fare, e che la presentazione della visione strategica sarà proprio questo, è studiare il mercato, quindi cercare di indirizzare i nostri sforzi in una direzione che sia davvero utile al territorio. Lecce, Unisalento inaugura l'anno accademico, l'università per superare la crisi. Il rettore Pollice commenta il momento e guarda avanti. Manifestazione di operatori e genitori sotto la sede della Regione Puglia a Lecce, chiedono la tutela dei centri diurni psichiatrici. Nasce Prossima, un'associazione che vuole sperimentare progetti utili alla politica. Apriamo il telegiornale dedicato al Salento con l'inaugurazione dell'anno accademico. L'università si propone per superare la crisi. Il rettore Pollice ha commentato il momento e guarda avanti. Sentiamo Giuseppe Andriani. L'università per superare la crisi è stato inaugurato così l'anno accademico nel centro congressi dell'Ecotecne, manifestazione per pochissimi intimi, a porte rigorosamente chiuse, ma con la diffusione dell'evento in streaming per permettere anche agli studenti di partecipare idealmente. L'Unisalento inserita nel contesto sociale, l'Unisalento per superare la crisi, il momento, anche adesso, che sembra veramente difficile ed è cambiato persino il modo di usufruire degli insegnamenti. Un momento davvero difficile per il paese, per il nostro territorio, però noi crediamo molto nella forza delle idee, nell'entusiasmo delle persone. Per cui, secondo me, in questo momento l'università deve mettersi al servizio del territorio e deve essere quell'elemento che consente di aggregare le forze territoriali e di proiettarle in un futuro che si spera veramente possa portarci lontano dalla crisi di questi giorni. Ma io sono molto fiducioso, uno perché credo moltissimo nel mio Ateneo e nella forza delle persone di cui si compone questa comunità accademica, ma credo altrettanto in questo splendido territorio. L'Unisalento ha già vaccinato gran parte del personale docente e tecnico, ma guarda con speranza a una vaccinazione di massa per il ritorno in presenza di tutte le attività, comprese le lezioni. Il nostro obiettivo non è favorire una categoria, non è favorire gli studenti, che pure sono il nostro cuore, senza di loro non esisteremmo, ma dobbiamo fare in modo che le vaccinazioni vadano avanti rapidamente. Ma per fare questo ci vogliono poche polemiche, ci vuole molta collaborazione. Noi abbiamo fatto 1500 vaccinazioni in giro di pochissimo tempo ed è stata apprezzatissima la nostra organizzazione oltre all'impegno dell'ASL. Questa mattina si è svolta a Lecce una manifestazione di operatori e genitori nei pressi della sede della Regione Puglia nel capoluogo salentino. È stato chiesto a gran voce che siano tutelati centri diurni psichiatrici. Sentiamo Maria Teresa Carrozzo. Le uniche strutture che consentono un feedback tra la realtà esterna e quella interna, e quindi c'è un travaso di competenze e di conoscenze, è l'unico modo per tenere un paziente grave anche in un contesto pubblico e quindi anche l'unico modo di riabilitarlo. Punto nodale, la Regione Puglia non intende sovvenzionare. Cioè, ha fatto una legge per cui prevedeva degli standard, le strutture si sono adeguate, a distanza di un anno non è stato versato un centesimo, non è stato fatto l'accreditamento, sono inadempienze gravissime, oltretutto non rispettano i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, quindi la Regione andrebbe immediatamente commissariata. Io non penso che sia il caso di chiedere, qui c'è solo da incazzarsi, perché bisogna
e far valere i diritti calpestati. Centri diurni chiusi e famiglie in difficoltà, situazione questa che ha causato non pochi problemi agli utenti dei centri e alle loro famiglie, che si sono date appuntamente proprio sotto la sede della Regione Puglia a Lecce per chiedere il ripristino immediato della situazione precedente. Dopo mesi di mancato supporto terapeutico, diverse famiglie testimoniano malesseri e difficoltà degli utenti. Le famiglie senza queste strutture sono abbandonate? È chiaro, perché le strutture senza budget non possono più permettersi di andare avanti, probabilmente chiuderanno, se non ci saranno risposte certe da parte della regione, chiuderanno dal 1° maggio, immagino il disastro. E io mi auguro che tutto questo non succeda, che rinsaviscano, altrimenti io penso che tutte le forme di lotta siano adeguate. E non vedo perché noi dovremmo continuare a pagare tasse o a votare questi personaggi. Sullo stato delle strade dell'asfalto in città a Lecce abbiamo raccolto la segnalazione di un rider, ce ne parla Matteo Bottazzo. Il sindaco Carlo Salvemini da sempre è un promotore della mobilità dolce, con un centro cittadino che nel suo ideale di città viene invaso dalle biciclette o dai monopattini. Tutto perfetto, sarebbe un sogno vedere così la città barocca sgombra dalle auto. Ma prima di lavorare sull'educazione del popolo leccese, non sarebbe meglio intervenire sul manto stradale? A sottolineare il cattivo stato di salute degli asfalti leccesi è un rider, uno di quelli che ogni giorno consegna il cibo nelle nostre case e che a bordo della sua bicicletta percorre circa 30 km al giorno, imparando così a memoria ogni insidia della viabilità leccese. Ma stanco di portare il suo mezzo a continue riparazioni, ha chiesto a gran voce un intervento attraverso i nostri microfoni dell'amministrazione, almeno per chiudere alcuni dei crateri presenti per le vie della città. Io parlo dal punto di vista di noi rider che lavoriamo tutti i giorni sulle strade di Lecce e percorriamo un sacco di chilometri al giorno, sia rider ciclisti che motociclisti e automobilisti. Abbiamo tutti i mesi problemi con i nostri veicoli che vengono danneggiati da queste strade piene di buchi che non vengono ripristinate da mesi. E dal mio punto di vista ciclistico, appunto, io uso una bici pieghevole per consegnare, una bici con ruote da 20 pollici, questa è una 16 pollici che appunto non riesce a sorpassare le buche e quindi rischio veramente di farmi male. Forse l'unico veicolo che ci può salvare è lo skateboard volante che usa Michael J. Fox nel film Ritorno al futuro, ma siccome non l'hanno abbreviato mi sa che l'unica strada a percorrere è quella del ripristino degli asfalti riaccesi. E adesso le notizie flash dal Salento. Si è avvicinato ad un anziano appena uscito dall'ufficio postale, lo ha derubato di circa 1000 euro. Una giovane donna ha consumato il furto nella mattinata di giovedì a Galatina, nei pressi dell'ufficio postale di Piazza Cesari, ai danni di un 81enne del luogo. La donna è stata identificata e in seguito denunciata. Un 37enne di Nociglia è stato denunciato dai carabinieri, ritenuto colpevole di aver danneggiato un'automobile per futili motivi. L'uomo danneggiato aveva sporto querela, il danno risulta essere di circa 500 euro. Un 19enne a Giugianello e un 40enne a Minervino di Lecce sono stati sanzionati dalle forze dell'ordine per non aver rispettato le norme anticontagio e per essere stati colti in giro senza una valida motivazione. Il 19enne era stato fermato alle 23.50 circa del 7 aprile, ma l'autocertificazione che aveva presentato è risultata poi essere falsa. Il comune di Lecce è stato bocciato dal Consiglio di Stato per la questione delle concessioni balneari ai lidi, concessioni che erano state date soltanto per 3 anni, rigettata la richiesta da parte del comune che chiedeva la sospensiva della sentenza del TAR di Lecce. I 17 stabilimenti balneari costituitisi in giudizio dovranno ricevere 17.000 euro a testa per le spese legali. Nella notte tra giovedì e venerdì al Vito Fazzi di Lecce è effettuata una donazione multiorgani, prelevati reni, fegato e cornee di un uomo di 64 anni deceduto per un'emorragia cerebrale. Impegnate nell'operazione anche 2 equip chirurgiche arrivate direttamente da Modena e da Napoli. Nasce l'associazione Prossima, un'associazione che vuole sperimentare progetti utili alla politica.
si è costituita formalmente Prossima, un'associazione che è forte dell'esperienza maturata negli anni da molti dei suoi componenti nella cittadinanza attiva, intende adottare un approccio multidisciplinare e multiculturale ai progetti che riguardano la città con metodi partecipativi. L'idea non è, come dico sempre, non è una rottura, l'idea è di cercare di sperimentare sul territorio, di lavorare a progetti nuovi che lavorino sulla città, e in questo momento sì, un po' come un'associazione di cittadini e quindi con la libertà e l'autonomia, diciamo, di un'associazione di cittadini. Quindi non è una rottura, ma è una scelta in questo momento di sperimentazione, di libertà, di ricerca. Qual è il valore aggiunto che l'associazione può dare alla politica? È proprio quello di provare a sperimentare forme di partecipazione, forme di intervento sul territorio in piena libertà e poi restituire i risultati e quindi in forma di proposte, di progetti utili per la politica. Vi siete allontanato da quello che è la rappresentanza politica che vi ha guidato in questi anni, chiedete più libertà, più possibilità anche di portare avanti i progetti in fermento, ma c'è chi dice che dietro c'è anche un progetto politico? Per ora il percorso che stiamo intraprendendo non è assolutamente quello politico, ma come ha detto Roberto è un percorso relativo. È tutto per il nostro telegiornale, tra poco troverete Giuseppe Andriani per il nostro notiziario sportivo, grazie, arrivederci.